adesso cambiamo argomento e parliamo di economia e di banche. Lo faremo attraverso una eccellenza del nostro territorio. Siamo infatti in compagnia di Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Presidente, ben trovato. Salve, salve. Allora, partiamo immediatamente con delle notizie positive, perché il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio per il 10° anno consecutivo, e quindi per il 10° anno consecutivo i numeri dell'Istituto di Credito Partenopeo continuano a crescere. Questo è sicuramente un dato positivissimo, consolidato e confermato. Sì, è una banca che 10 anni fa aprì battenti a Napoli, mentre chiudeva la porta una delle più grandi banche mondiali, che è la Lehman Brothers. Quindi, mentre in America fallivano le banche, qui nasceva una banca napoletana, con testa napoletana, cuore napoletano, radici napoletane, che ha l'obiettivo di raccogliere e investire nel proprio territorio. Intanto, lo diciamo, i numeri sono sempre in crescita, ma il bilancio è positivo, e per il 2017 soprattutto, che già era positivo. È un crescendo in armonia all'accoglienza che questa città ha fatto della propria banca. Oggi abbiamo patrimoni quadruplicati rispetto alla Costituzione, abbiamo clientela, abbiamo elementi in incremento su ogni fattore a due cifre, ma questa nostra apertura al territorio, in contrasto a quello che magari qualche corvo andava dicendo 10 anni fa, ha determinato anche il più basso livello di sofferenze nette. Cioè, significa che prestare i soldi a Napoli non solo conviene far fare utili alla banca e fa opere sociali e di sostegno al territorio, ma la città risponde positivamente, in quanto tutti pagano. E avere soprattutto, e questo è l'elemento determinante ed è la vera notizia, un CET1, che è il coefficiente di adeguatezza patrimoniale, perché oggi le banche vengono valutate in base alla loro, sicurezza. Il CET1, che è l'elemento che dà la sicurezza di una banca, mediamente una banca ai massimi livelli di carattere nazionale, fa il 13, 14, 15%. La BCC di Napoli fa il 40%. Lo ha detto anche lei, la banca che preside in realtà è stata da sempre attenta all'irrealtà del territorio. Questo vuol dire che si possono continuare a creare quelle sinergie virtuose che fanno bene sicuramente al territorio nostro, per crescere sempre di più. Si scopre una nuova cosa, che si può essere efficienti applicando un rating umano. Non è detto che per essere efficienti bisogna utilizzare soltanto i computer, utilizzare gli algoritmi, ma si può dialogare con la gente, avere al centro del proprio processo le persone. Dico le persone, non l'uomo, perché le persone sono uomini e donne, e tantissime sono le donne imprenditrici che sostengono il nostro percorso. Quindi puoi essere efficiente, puoi essere ai massimi livelli, puoi essere con un EWS ai livelli massimi nel credito cooperativo, partecipare a un gruppo bancario, avere una futura chiara gestione dinamica, ma nello stesso tempo puoi parlare con le persone. Un risultato sicuramente positivo, sbalorditivo, stupefacente, che cade proprio in occasione del 10° anno, tant'è vero che io l'ho presentata dicendo che i numeri crescono in occasione di questo 10° anno e in maniera consecutiva. Lei se lo aspettava 10 anni fa? Aveva già questo obiettivo sin dall'inizio, un obiettivo che appunto raggiunto e che si conclude nella prima decade? Diciamo che 10 anni fa il progetto inizia nel 2005, la banca apre nel 2009, io ipotizzavo uno scenario alternativo che naturalmente fosse accompagnato da tante difficoltà come da tanti successi. Ero certo che Napoli avrebbe risposto positivamente, che la squadra che abbiamo scelto ci avrebbe dato dei risultati eccezionali, perché il merito di tutto questo è dato dai nostri collaboratori, è dato dal nostro direttore generale, dalla nostra organizzazione che sviluppa eventi e rapporti di carattere sociale. Tra poco avremo l'assemblea, lo diciamo, il 18 di maggio alla Camera di Commercio di Napoli, porteremo davanti ai massimi livelli delle autorità civili, militari e religiose un bilancio che è fatto non soltanto di numeri, ma è fatto anche di umanità, perché in questi 10 anni, come questa emittente ben conosce, il nostro percorso è stato intriso di tante mani allungate per sostenere, includere e aiutare le persone che soffrono.
i giovani soprattutto, insomma, a aiutare la società, a fare il bene alla nostra società. Questi primi 10 anni si sono conclusi in maniera ottimale, però lei già sta pensando a cosa fare, quali gap magari da migliorare o quali gli elementi da aggiungere, da incrementare per i prossimi 10 anni per quanto riguarda la BCC. Allora, innanzitutto mi complimento perché leggere nel pensiero non è da tutti e in effetti è proprio così. Sto lavorando per i prossimi anni, per il prossimo triennio, dove apriremo una serie di filiali in città. Io li chiamo punti di ascolto, avremo delle filiali spoke che saranno digitali, saranno innovative, saranno accoglienti, ma ci sarà anche il rapporto umano. Lo faremo nei posti principali della città, ma lo faremo anche nell'area industriale, lo faremo alla stazione centrale. Saremo aperti verso la città, ma questo senza perdere di vista, ripeto, l'aspetto umano. Quest'anno, un dato significativo che vi do in anteprima, abbiamo sostenuto 100 start-up. E la cosa bella è che il 55% sono start-up innovative. E queste 100 start-up hanno un livello di sofferenza praticamente nullo, cioè tutte pagano il proprio debito. Ma la cosa importante è che queste 100 start-up non sono formate soltanto da giovani, ma sono formate anche da meno giovani, persone che si riqualificano, che si reinseriscono nel mondo del lavoro dopo averlo perso. E tra poco, a giugno, inaugureremo una grande iniziativa di tante persone che avevano perso il posto di lavoro e aprono una nuova avventura. Quindi anche questo è un modo di essere banca di territorio. Ed essere vicini al territorio, essere vicini alle persone, questo è un momento importante, ma al contempo, Presidente, è anche un momento molto delicato. Sicuramente fa piacere che 100 start-up partano dal nostro territorio e vadano ad instillare l'economia appunto nel nostro territorio in un periodo che, se insomma andiamo a vedere lo scenario nazionale, non è quello dei più positivi, non è felicissimo. Si parla ultimamente anche di recessione tecnica. Questo da un punto di vista nazionale, la Campania, in realtà il Sud sente ancora di questi problemi, diventa ancora un po' il fanalino di coda per quanto riguarda l'economia. Che cosa si dovrebbe fare per raggiungere e aumentare i livelli di crescita? Guardi, uno degli elementi che più mi inorgoglisce è che i risultati che abbiamo avuto in questi 10 anni sono maturati durante la più grande recessione economica, io credo, del vecchio millennio. La crisi non è ancora passata, i segnali ci sono. Naturalmente Napoli e la Campania hanno un'industria importantissima, che è la turistica, però non dobbiamo dimenticare che a fianco dobbiamo ripartire anche con una riqualificazione industriale, artigianale e commerciale. Ma soprattutto dobbiamo lavorare sulle nuove classi dirigenti. Grande ruolo avrà l'università. Sono molto contento che i rettori delle singole università napoletane, partenopee, saranno presenti alla nostra assise. Noi naturalmente il sostegno a stagisti, a esperienze di scuola-lavoro, sia nelle nostre aziende che nella nostra banca, lo portiamo avanti. Abbiamo un progetto di grande ampliamento, che non è soltanto un ampliamento di numeri, ma anche un ampliamento ideologico. La città deve... Io camminavo ieri, 1° maggio, il 25, è affollata di turisti. Dobbiamo avere però la capacità di tradurre stabilmente in dati, non occasionali, ma dati concreti, dati stabili, questo flusso, e fare in modo che questo si scarichi anche a terra sotto il profilo economico. Sì, ecco, si vada ad installare poi sul nostro profilo economico, che sia in maniera costante, ecco, non solo stagionale, sebbene questo anche da un punto di vista turistico non sta accadendo ultimamente, anzi il turismo è presente, possiamo dire, 12 mesi all'anno. Per il Sud però che cosa è necessario e su cosa puntare, Presidente? Perché lei prima parlava di punti strategici, sicuramente intensificare le piccole e medie imprese, ma in Napoletano, ecco, quella sua mentalità, no? Dove bisogna fare sinergia nel nostro territorio, può bastare o è necessario in questo periodo avere degli investitori, degli attrattori per far crescere il nostro territorio, secondo lei? Io penso che il governo deve mettere nell'agenda il Mezzogiorno e deve investire, deve creare i presupposti per investitori esteri poter aprire le loro fabbriche e le loro industrie, creare dei punti di defiscalizzazione tipo le ZES, ma che vanno sicuramente amplificate, e soprattutto ci vuole una forte politica di rilancio di carattere sociale,
abitativo e del lavoro, fare una vera e propria legge del lavoro, perché ieri abbiamo festeggiato il 1° maggio, esatto. Ma che festa è se il lavoro non c'è? La metà dei giovani del Mezzogiorno non hanno non solo un lavoro, ma hanno anche smesso di cercarlo. Quindi questo è un elemento che, al di là delle proiezioni propagandistiche, va veramente riflettuto. Bisogna fare in modo che i nostri giovani abbiano la speranza. Noi, perché la nostra banca in questi 10 anni è diventata un punto di riferimento? Perché trasferisce speranza e fiducia, che non sempre le istituzioni, in un certo senso, ci accompagnano. Riescono a garantire. Allora, Presidente, è stato un piacere chiacchierare con lei, però da lei vogliamo adesso sapere il suo prossimo appuntamento, e quell'appuntamento che la vedrà protagonista in prima persona, naturalmente inerente alla BCC. Sì, il prossimo appuntamento è l'Assemblea dei Soci che faremo alla Camera del Commercio, al Salone delle Grida, anche sotto il profilo ideologico. Una volta si gridava all'acquisto di titoli di Stato oppure di azioni assicurative, oggi grideremo questo urlo che parte da Napoli di riscatto il 18 maggio all'Assemblea dei Soci. Poi avremo il decennale, sarà una grande festa che faremo a giugno, dove inviteremo tutti i soci, le istituzioni, e naturalmente esteso anche a voi questo invito, lo faremo sul mare, dove lì veramente pensiamo di fare in modo che la città possa applaudire una nuova speranza, perché BCC di Napoli non è soltanto una banca, ma è soprattutto è un consorzio di energia, di speranza, di lievito fatto da tutti i napoletani. Intanto complimenti per l'ottimo risultato raggiunto numericamente, numeri in crescita per il 10° anno consecutivo per la BCC di Napoli, la banca che lei oramai presiede da tantissimo merito tempo. Merito anche di Canale 9 e dei propri attori che in questi anni ci hanno sostenuto, e una delle caratteristiche della BCC di Napoli è avere memoria. Grazie a lei, Presidente, per essere stato con noi, per essersi raccontato e per aver raccontato la sua banca, la BCC, Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Grazie ad Amedeo Manzo, restate con Mattina 9 Pubblicità.